Yes, my name is Olga Karaj. I am the head of Human Rights Center from Belarus. Our name at our house. I am here with very specific mission because I want to ask you to pay attention to the situation with the conscientious objectors from Ukraine, Belarus and Russia in our region. My organization, we are... Just a second, I translate. Ah, okay. Ciao a tutti, mi chiamo Olga Karaj, sono la responsabile di Our House e sono qui con voi perché ho una richiesta molto specifica, quella di, per favore, aiutate tutti gli obiettori di coscienza, russi, ucraini e bielorussi. Now in our region this is criminal responsibility of being conscientious objectors and deserters. In Belarus, even for desertion, this is the death penalty. Al momento essere un obiettore di coscienza, un disertore, è considerato un crimine e se uno diserta in Bielorussia viene condannato alla pena capitale. But not only in Belarus, Russia and Ukraine, conscientious objectors have problems. They are not welcome anywhere, not in any neighboring countries. Quello che succede è che purtroppo gli obiettori di coscienza della Bielorussia non sono ben accolti in nessun paese, quindi non c'è un luogo dove possano avere della protezione. It's very complicated to receive any legal status in conscientious objectors, especially from Russia, in Belarus, in Baltic countries and Poland. This is the authorities doesn't provide any legislation for them. È molto difficile, per esempio, per gli obiettori russi trovare protezione in Lituania o per esempio nei paesi baltici, perché non c'è una legislazione de facto che possa garantire loro una protezione. In Lithuania, even conscientious objectors to military service from Belarus and Russia declared as a threat of national security to Lithuania with a visa ban to European countries for 5 years. Ad esempio, gli obiettori di coscienza bielorussi e russi in Lituania sono considerati una minaccia per la sicurezza dello Stato in Lituania. Viene loro negato il visto, quindi di poter entrare nell'Unione Europea, e vengono banditi per 5 anni dai paesi europei. Addirittura ci sono dei casi di deportazione di questi obiettori di coscienza in Russia. Why it's important to help conscientious objectors and why this is strategical impact in our goal to stop the war? Perché è così importante sostenere gli obiettori di coscienza? È qualcosa di strategico, perché sostenere l'esercizio del diritto umano all'obiezione di coscienza è un modo anche per porre fine alla guerra. My formula is very clear and very simple. Putin and Lukashenko cannot continue the war if they have no soldiers, if men will be avoid the participation in the war. La mia personale esperienza è che Lukashenko non può partecipare nella guerra, non può vincere la guerra se non ha soldati a disposizione. But it's impossible because they have no safe place. They cannot say no in Russia, Belarus and Ukraine because this is criminal responsibility, but also they cannot flee to other countries because they don't receive any legal status. Però purtroppo questo non è possibile perché non hanno la possibilità di poter dire no al servizio militare, no alla mobilitazione, sia in Russia che negli altri paesi. E in più non è possibile per queste persone di poter lasciare i paesi. We need humanitarian corridor for conscientious objectors, especially conscientious objectors from Belarus and Russia to European countries. Abbiamo bisogno di istituire dei corridoi umanitari per permettere agli obiettori di coscienza della Russia e della Bielorussia di poter lasciare i propri paesi in sicurezza. I'm very surprised, but this is no political willing to do so. Can you just repeat? I'm very surprised, but this is no political willing. This is no politicians who wants to organize this.
Sono molto sorpresa nel vedere che non c'è nessuna volontà politica nel fare questo e nessun politico che si interessi alla questione. To help conscientious objectors is much cheaper than to buy weapons, to buy muscles or tanks. But nobody wants to use so effective non-violent tool to stop the war. Se ci si pensa, l'obiezione di coscienza costa molto meno che non comprare armi, bombe, armature, equipaggiamento militare. Eppure si continua a non considerare l'obiezione di coscienza e a spendere soldi per la guerra. Consensus objectors are facing a lot of gender stereotypes. And in our societies, many people believe that they are not real men. They are weak and they are not strong. But they're strong because it's very complicated and very difficult to say no and to know at the same time that this is criminal responsibility for your choice. La questione dell'obiezione di coscienza è anche legata alla questione di genere, o meglio alla comunità, alla tradizione, alla cultura patriarcale, perché viene considerato che colui che si rifiuta di combattere non sia un uomo forte, mentre invece per dire no all'esercito, per dire no alla guerra, ci vuole molta più forza e molto più coraggio. Last year, together with international peace organizations, we collected 50,000 signatures to organize humanitarian corridor for conscientious objectors from Belarus, Russia and Ukraine to European countries. Lo scorso anno abbiamo fatto una raccolta firme con diverse organizzazioni per la pace, per poter chiedere che venissero aperti dei corridoi umanitari per permettere agli obiettori di coscienza russi, ucraini e bielorussi di lasciare i propri paesi in sicurezza e poter arrivare in paesi europei. But it's not enough. Ma non è sufficiente tutto questo. For example, now in Lithuania we have the case with young deserter Nikita Svirid, who was fleeing from the Belarusian army because he didn't want to participate in the war. Ad esempio, in questo momento in Bielorussia c'è un ragazzo, si chiama Nikita, è un obiettore di coscienza bielorusso e lui è dovuto scappare dal suo paese perché si è rifiutato di entrare in guerra, cioè di partecipare alla guerra. But his request for political asylum was denied by Lithuania. A Lithuanian migration office said that it's okay for him to return back to Belarus. Ma purtroppo la sua richiesta di asilo politico è stata negata in Lituania e le amministrazioni, il Ministero per la Migrazione della Lituania ha detto che non c'è nessun problema se questo ragazzo ritorna a casa in Bielorussia. But for him as deserter, he has to expect the death penalty for his desertion in Belarus. Ma in realtà Nikita, che ha disertato perché non voleva combattere, se torna in Bielorussia viene condannato a morte perché c'è la pena capitale per i disertori in Bielorussia adesso. But we need your support letters and we need international attention to everything what is happening in our region because only with international attention we can stop the war. Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno del vostro sostegno, abbiamo bisogno che conosciate quello che sta succedendo nei nostri paesi, che si sappia quello che succede in Ucraina, in Russia e in Bielorussia, perché in questo modo si può tentare di fermare la guerra. I believe that only people can stop the war if they want to stop the war. Io credo che se le persone vogliono fermare la guerra, le persone possono fermare la guerra. We can send so many weapons to Ukraine, but it doesn't matter if people want to continue the war. Noi possiamo inviare tantissime armi in Ucraina. Però quello che davvero fa la differenza è se le persone vogliono o non vogliono continuare la guerra. So we need your international solidarity and we need to stop the war together. Thank you very much for your attention. Qui
Quindi noi abbiamo bisogno del vostro sostegno, abbiamo bisogno della vostra solidarietà, abbiamo bisogno del sostegno e della solidarietà internazionale per porre fine a questa guerra. Grazie mille per avermi ospitato qui questa mattina. They are all clapping their hands for you. Yes, you see the Object War campaign. Yes. And I am very happy. Thank you very much for your solidarity. And being here today, in Saturday, and to spend the time together. Grazie mille per la vostra solidarietà e per aver deciso di venire qui di sabato mattina per mostrare la vostra solidarietà e il vostro sostegno per la pace e contro la guerra. Thank you very much, Olga, for your work. You are supported also from Italy and from Torino. Torino stands for you, Torino stands against war, Torino stands for peace.